Ah, l'ho sistemata, eh? Vai. Cari amici, noi oggi siamo costretti a parlare di una situazione del tutto particolare, e che cioè è la guerra che assilla l'Europa, con tutte le conseguenze di una guerra che quella della, Subiamo indirettamente anche noi. certo, quella delle alleanze più o meno costrette e quant'altro. Aspetta Però che... c'è qualcosa che mi ha ricordato un Non amico. spingere indietro perché sennò cadiamo, No, eh. speriamo di non cadere Se no, all'indietro, anche aspetta un attimo, se. alzati un attimo. No, con lo La Stato italiano. mettiamo appoggiata No, no, non va là. benissimo così. No, va benissimo. Cadi, Non cadi. cado. Vabbè. Lo Stato italiano è già caduto all'indietro tante volte, per cui una volta di più, una volta di meno, anche noi piccoli passeggeri in questa terra d'Italia possiamo anche cadere all'indietro. L'importante è non cadere in avanti e mostrare le Non terga fare a chi ci fughe vuole male. mai e evitare sempre le fughe in avanti, come Esattamente. fanno i nostri cari governanti, che Sempre. poi devono ritornare indietro Esatto. e rimangiarsi tutto quello che Quello hanno che hanno detto, promesso. questo è tipico, quello che sta avvenendo oggi in Degli Italia improvvidi, è dei pervenuti. quello che sta avvenendo oggi in Italia è veramente sorprendente. Comunque ne parleremo anche questo, perché dovremo parlare della matrice clericale di tutto quello che sta avvenendo. Lo diremo la volta prossima. Per il momento dobbiamo ricordare che, come dichiararono a suo tempo tanto Rudolf Steiner quanto niente un po' di meno che il buon Nietzsche, Friedrich Nietzsche, alias Nietzsche, il mondo anglosassone è un mondo molto, ma molto furbo e molto capace di creare delle trappole per i propri nemici. E qui dobbiamo dire che Non scordiamo mai che buona parte della ricchezza che poi è servita per creare la Banca d'Inghilterra è tutto frutto del lavoro dei corsari. dei pirati, non tanto dei Ah, no, corsari, ma i corsari. corsari per Sì. distinguerli, dice quelli sono ladroni, predoni, questi invece sono ufficiali, No, uguali, sono solo sempre con uguali. la nomina della regina Sì. Elisabetta e compagnia, prima, eh. L'economia anglosassone è un'economia per tradizione di rapina, come lo dichiara in questo bellissimo libro di quel grande intellettuale che ha vissuto per lungo tempo in Italia, Gore Vidal, che tra l'altro ha fatto anche parte, faceva parte di una famiglia statunitense preeminente, molto nota. Qui c'è questo libretto intitolato Le menzogne dell'impero, appunto scritto da Gore Vidal, ecco qua. Il quale Gore Vidal, per i suoi libri e per la sua consulenza, avrebbe meritato molto di più, ma siccome era all'opposizione del sistema politico Dominante, diciamo. dominante, che era completamente in mano alla famiglia Bush, quella che per portare la libertà, sempre, no? Portavano la libertà I questi. portatori di È libertà. sempre, aveva attaccato e massacrato popolazioni che avevano nel loro destino quello di essere proprietari di fonti petrolifere. Ricordo a tutti. Diciamo il tema di un mio intervento che feci 5-6 anni fa, 7 anni fa, ti ricordi? Sì. In cui parlavo del fatto che su 245 anni da che esistono gli Stati Uniti, solo 2 anni non hanno fatto guerre. Certo, Solo due. Quindi certo. ricordiamoci che portano a libertà, però Sono pacificatori, sì, amano la pacificatori. pace. Si dispiace, d'altronde loro si appellano a Si vis quel pacem para bellum. parabellum, però i romani dicevano preparati la guerra, non porta la guerra. Certo, E gli ma para però significa anche porta, eh. sì, vabbè, para, sì, vabbè. Preparati alla guerra. I romani dicevano questo, Estote preparati alla guerra, parate, estote esatto, parati. che era il motto degli scout. Leggo due righe di questo formidabile libretto. Quello che ora ci sembra da parte di Wilson un modo abbastanza folle
e fuori dal mondo di comportarsi riguardo alle tasse nel contesto della sua vita era abbastanza ragionevole. Wilson, nel 1939 vennero presentati solo 4 milioni di moduli delle tasse, meno del 10% della forza lavoro. Ma così era in tutto il mondo. Allora era un mondo più libero, perché sì, se volevi, erano obbligati a pagare le tasse anche qua in Italia solo le società per azioni, le società di responsabilità limitata, le società di capitali, non i privati cittadini. I privati cittadini, il bottegaio, il norcino, teneva la contabilità sul libro mastro, era l'unico obbligo che c'aveva, non doveva pagare un cazzo di niente. Esattamente. Pagava solo le tasse sull'IGE e sulle diciamo, tasse comunali. Erano tasse indirette e via. Invece, infatti, il grande progresso è consistito nel tassare tutti i cittadini. L'uguaglianza non è di sì, ma siamo tutti uguali, tanto l'uguaglianza non ci sarà mai, ma uguali nell'essere tassati, capito? E questa è la cosa più interessante del progresso. No, ricordiamo che in Italia questo è valso fino al 1972 con la riforma Visentini, quel figlio di puttana, di grande puttana, che grande massone, d'accordo con l'Olivetti, vendette quanti milioni di casse, di casse, di registrazione di cassa, ecco, registratore di cassa. Secondo Richard Pollenberg, nell'estate del 1943 quasi tutti gli americani ormai pagavano le tasse sul loro salario settimanale e la maggior parte di loro erano puntuali nei pagamenti. E così vennero erette le fondamenta della moderna struttura delle tasse, perché bisogna anche qui prendere atto, è molto importante, che quando un paese egemone prende delle iniziative, tutti lo seguono, soprattutto se hanno l'interesse di seguirlo, è chiaro, no? Poi qualche ignoto genio pensò alle ritenute da conto e tutti ci rimasero incastrati. Wilson non sapeva niente di questo, ma aveva individuato il nesso causale tra la tassa sul reddito e la guerra fredda. La verità è che il popolo degli Stati Uniti è al momento dominato e guidato da due tipi di paura diffusa per via ufficiale: la paura dell'Unione Sovietica e la paura dell'imposta sul reddito. Questi due terrori sono stati regolati così da essere l'uno complementare all'altro e quindi da tenere i cittadini della nostra libera società sotto il peso di una doppia pressione. Il debito pubblico che incide per ogni neonato a 75 mila euro a persona. Quello ormai che noi abbiamo sempre combattuto, ricordiamocelo bene, torniamo sempre al discorso originario, cioè la nascita, lo sviluppo e lo sfruttamento del debito. E sappiamo chi sono quelli che sfruttano il debito. Quelli che hanno il debito, quelli che comprano il debito. Esattamente. Chi è che compra il debito? Conosci qualcuno? Non signori. Tra cui mettiamo giustamente anche il Vaticano, che è una grande entità creditoria. Di una doppia pressione da cui si ritrovano incapaci di fuggire. Come quell'uomo nella vecchia storia western che, costretto in una stretta gola da un bufalo, si ritrova di fronte a un grizzly. Peggio ancora. Se non accettiamo le tasse, il bufalo russo ci caricherà. E se cerchiamo di sfidare le tasse, l'orso federale ci farà a pezzi. Questa è una premessa che direi fondamentale per altre cose che vogliamo dire. La prima appunto è questa, ricordatevi La menzogna dell'impero, scritto da Gore Vidal. Parente di quel Gore che poi si beccò Al Gore. Si beccò un premio Nobel per la pace avendo rinunziato a diventare presidente degli Stati Uniti quando lo spettava lui. Sotto pagamento, ovviamente. Esattamente. Spettava a lui.
Però siccome doveva vincere la famiglia Bush, i guerrafondai, Al Gore ha beccato il premio perché ha rinunciato, lui che si diceva pacifista. Ma c'è un'altra cosa interessante che noi vogliamo leggere qui, su Limes. Il titolo è Il Papa e l'Antipapa. La recente tensione tra Vaticano e Stati Uniti ha cause e radici profonde. Un libretto dell'ambasciatore americano presso la Santa Sede, Jim Nicholson, ne rivela alcuni aspetti, ma Giovanni Paolo II non si è schierato con la Francia. Leggo queste cose per dirvi, cari amici, che le cose sono scritte, ma basta solo leggerle. Questo libro si trova nelle edicole. Questo è un numero... Soprattutto un libro molto cauto, che si esprime sempre molto... Con molta attenzione, con molta cautela. Con perifrasi addirittura. Esatto. È del 2003, La città del Vaticano è l'emporio dell'intelligence d'Europa. Quando mai c'è questo Papa che arriva così buono, che vuole la pace? La pace con contro... una condanna a 30 anni di carcere, però, ricordiamocelo bene. Una pace gesuitica, ovviamente, che è una pace contro il nemico secolare, perché il nemico secolare non è un nemico terrestre, ma è di uguale religione. Uguale è religione contraria, cioè la Terza Roma, cioè il cattolicesimo russo, che ha come epicentro la Terza Roma, Mosca. Quello è il nemico secolare del Vaticano, alla quale inimicizia il Vaticano non rinuncerà mai. E qualsiasi cosa dice l'attuale Papa gesuita, bisogna sempre tenere conto che è qualcosa che tiene come premessa fondamentale l'inimicizia fondamentale con la Chiesa d'Oriente, che ha come epicentro la Chiesa di Mosca. Ricordiamoci sempre che la Chiesa d'Oriente non ha mai cambiato opinione su niente. Esatto. Ha sempre mantenuto una linea retta in tutti i sensi, anche logica e soprattutto morale, che ha rafforzato la propria identità. Il mantenere saldo il timone crea un'immagine di saldezza, di coerenza ideologica e politica. Certo. Ricordiamoci, non a caso è la Terza Roma. Certo. Ricordiamoci sempre tutti i mutamenti messi in atto a partire da Teodosio e poi a seguire con i primi Papa che hanno tramutato quello che è, per esempio, il Papa fino al III secolo dopo Cristo non esisteva come figura neppure nella Chiesa romana. Certo, poi dopo l'acquisizione di tutti i territori che ha acquisito e l'invenzione della falsa donazione di Costantino, che fu denunciata soltanto un millennio dopo di quelli che andavano raccontando, e allora è diventato un possessore terriero. Ricordiamoci che la figura del Papa è una figura che nasce come possessore di terre, cioè l'essenza del principio tutto, autoritario del Medioevo. Tutto è stato, combinato dopo la morte di Costantino del, mi pare, 326 o 327, che aveva fino a quel momento lì lui organizzato il Consiglio di Nicea al suo servizio, il Consiglio di Nicea e tutto quello che riguarda il comportamento dei vescovi all'interno dell'impero, perché l'utilizzazione del cristianesimo l'aveva gratificati della religione di Stato, già appunto nel Consiglio di Nicea e poi dopo Teodosio lo ha confermato, eccetera. Però comunque c'era questo discorso di sovrapposizione dei ruoli fra l'imperatore che prima fin quel momento aveva comandato, praticamente hanno sottratto gli ultimi poteri che rimanevano agli imperatori e li hanno nei secoli, ricordiamocelo, secoli.
parliamo della fase più cruenta, è durata dal 326 al 393 e gli anni successivi. Di qui la guerra per le investiture, non dimentichiamocelo mai. Lo scontro tra il Vaticano, cioè quello che noi oggi chiamiamo il Vaticano, la Chiesa e gli imperatori per le investiture. Vabbè, però parliamo degli imperatori più tardi, cioè dell'VIII secolo in poi. Gli imperatori germanici, di maniera molto più chiara. Sì, gli ottoni in particolare. Queste cose devono essere sempre presenti, perché sono sistematicamente presenti nella mentalità della strategia geopolitica del Vaticano. E ricordiamoci sempre che abbiamo un partito che sta avendo sempre maggiore successo, che è il partito delle 5 stalle, che è un partito che è la proiezione della geopolitica del Vaticano. Ecco perché è successo, ricordatevelo bene, contro un altro partito comunque di origine vaticana, qual è il PD, che però si muove su basi leggermente differenti, ma quello di carattere imperialista è appunto il 5 Stelle, perché è controllato da un centro di pensiero geopolitico che si chiama Villa Nazareth, tanto per non sbagliare come indirizzo. Via della Pineta Sacchetti 442. Tanto per non sbagliare come indirizzo geopolitico e ideologico. Allora, la città del Vaticano è l'emporio dell'intelligence d'Europa. Scriveva ammirato nel 1848 il senatore statunitense Edward Hannegan. Di più, si tratta di un alveare di idee, di informazioni, di intrighi, di collaborazioni e di attività diplomatiche a livello mondiale, come ha scritto un secolo e mezzo dopo l'ambasciatore USA presso la Santa Sede Jim Nicholson, in un libretto fuori commercio che ricostruisce dal punto di vista americano i rapporti tra le due realtà. Un volumetto prezioso anche perché l'aneddotica di cui è ricco rivela quanto persistenti siano l'incomprensione e il pregiudizio degli Stati Uniti nei confronti del Papa di Roma, e spiega in parte le difficoltà di rapportarci con questo minuscolo fondamentale frammento di Europa universale, che pure gli americani hanno considerato da almeno 50 anni un alleato strategico, ma forse senza mai capirne fino in fondo le logiche. Oh ragazzi, io vi ho letto questa frasetta qua perché deve illustrare, illuminare. Scemi come sono, mica violenti e scemi come sono, falsi, ipocriti, non capiscono bene i bizantinismi della Chiesa di Roma. Appunto. Capito? Interpretano male. Qui ci troviamo di fronte a una situazione che va avanti da qualche secolo e che nessuno riesce a risolvere, perché anche quei poche nozioni di carattere storico che sono legate al processo unitario italiano ignorano completamente il ruolo del Vaticano sia nel primo conflitto mondiale che nel secondo. Questa è la cosa importante, e soprattutto dopo il secondo conflitto mondiale, come disse Mussolini poco prima di morire. Mussolini cosa disse? Finito il fascismo, l'Italia sarà assolutamente in mano al Vaticano. È vero, e basti pensare a questo, infatti ci vuole sempre un'associazione di idee. Qual è il sindacato che controlla gli enti pubblici? A quale sindacato sono iscritti i dipendenti pubblici? La UIL? Ma che UIL? UIL c'entra un caso, la CISL. Ma che? La CGL, ma come non sai questa cosa? C'è stata la spartizione, enti pubblici ai preti, al Partito Comunista, a suo tempo la CGL. La CISL è un sindacato religioso. Tutti i dipendenti pubblici, se vogliono fare carriera,
devono essere iscritti alla CISL. E la CISL ubbidisce alle politiche del Vaticano. Non lo sapevo. Cazzo. Non me ne sono mai occupato. Cazzo. È importantissimo. Ho capito, non era nei miei interessi. Mentre un dipendente di un ente privato può non essere iscritto alla UIL, alla CGIL o quant'altro, se non sei iscritto alla CISL o altri addentellati, sempre riconducibili agli interessi del Vaticano, non puoi fare carriera nell'ente pubblico. Adesso c'è un candidato presidente della Regione Lazio che è degno erede del precedente. L'attuale candidato per il centrodestra è un dipendente dell'ente pubblico. Era. Oltretutto si è mangiato tutto quello che si poteva mangiare della Croce Rossa, no? La logica è sempre la stessa. Comunque sia, un presidente della Regione Lazio non può che essere infeudato con sua santità. Allora, o si capiscono queste cose, o è inutile andare a perdere del tempo per altre questioni. Però c'è il discorso geopolitico generale che è importante. Vi leggo un'altra frase. Georgia in my mind. Bella questa. Nel pensiero geostrategico americano, il Caucaso meridionale occupa una posizione chiave. Ah, io pensavo che parlava di Giorgia Meloni. Ah, sì, ma siamo nel discorso. Lo carino, stesso. Lo stesso, lo stesso. L'associazione di idee è la stessa. Nel pensiero geostrategico americano... Ma parla della Georgia sovietica, lui. Esatto, ex sovietica. Sì, Patria di? Salin. Appunto. Nel pensiero geostrategico americano, il Caucaso meridionale occupa una posizione chiave per il contenimento della Russia. Il controllo delle condotte energetiche transcontinentali e la lotta al terrorismo, come Washington controlla Tbilisi. Allora, qui c'è scritto, quando la Russia interviene in Ucraina, non è che intervenga solo in Ucraina, cerca di togliersi di dosso la cappa mortifera che gli occidentalisti gli hanno posto, ma da anni, dalla fine del secondo conflitto mondiale. È lì il discorso, quello che ho detto prima, con molta intelligenza, perché ovviamente i cattivi sono i russi, non sono gli altri che hanno assediato la Russia, quelli sono sempre buoni, loro aiutano l'Ucraina, gli danno tutte le armi che vogliono, a ciò che la Russia reagisca aumentando il carico di armi e contemporaneamente sperimentano le nuove armi. Vedete che tutte le cose hanno una loro logica, basta pensare, ok? E poi abbiamo un'altra cosa, questo, la dissoluzione del sistema americano, questo è stato scritto da un grosso personaggio che si chiamava Emmanuel Todd e del quale voglio leggere una questione, perché mentre gli americani continuano ad andare avanti assieme agli inglesi nelle loro strategie basate sulla furbizia, il sistema americano comunque si sta dissolvendo. Il problema che riguarda sia gli Stati Uniti che l'Inghilterra e in genere gli alleati atlantici è che oggi il sistema economico americano e maggiormente ancora inglese e britannico è alla dissoluzione più totale, alla incapacità di rispondere alle esigenze dei propri cittadini. Quindi ci sarà di nuovo una rivolta dei contadini, come è successo in Cina, per esempio, quando è caduta la dinastia Ming, che è durata 400 anni, ma a un certo punto per mantenere in piedi l'esercito e le spese, diciamo, della guerra, hanno provocato, insieme al clima, che c'era stata la piccola glaciazione, sì, in quel periodo là, e quindi hanno provocato, diciamo, questa, diciamo, rivolta spontanea per una questione di fame proprio.
E lo stesso sta succedendo negli Stati Uniti, in America e in Inghilterra. Perché non lo dice? È vero che la disoccupazione è calata, ma è una disoccupazione che paga il doppio delle persone complessivamente, lo stesso che pagava 5 anni fa alla metà della gente. Certo. Quindi quella gente lì ha una capacità di acquisto e di spesa enormemente più bassa di quella di 5-10 anni fa. Quello che sta succedendo in Italia. E quello che stanno discutendo ancora adesso. Per fortuna, però, ci sono alcune strutture dello Stato, tipo per esempio la Corte dei Conti o la Segreteria Generale, la Ragioneria Generale dello Stato, che stanno puntando i piedi e che quindi ci sarà, arriveranno prima o poi a avere questa modalità se non interviene qualcosa prima. Ma comunque noi resisteremo più a lungo degli americani, incredibilmente, e dei britannici. Non sei d'accordo? Come no, gli americani hanno comunque una società, sono comunque una società molto meno articolata che quella italiana. No, quelli c'è italiani... il legame familiare, il legame del parentale, il legame di paese, di paese. Il paese ancora conta. Esattamente. La piccola provincia, il piccolo centro, sono tutti legati, in più gli intrecci con gli interessi della Chiesa, certo. Poi gli interessi economici particolari. Abbiamo questo vincolo, vincolo che ci è una palla al piede in tantissime occasioni, ma in questo caso sarà il punto di forza della reazione italiana nei confronti della vessazione nordatlantica. Gli americani hanno una vita interna che è espressa in maniera molto chiara dal film western. Zero. Perché il film western è importante? Perché ci descrive la mentalità americana, cioè società, me la vedo per conto mio, mi tiro su le maniche e te sparo in faccia. Certo. Questa è la logica, non va oltre. Poi dietro è chiaro, ci sono gli interessi del grandissimo capitale finanziario, ma è tutto lì. Leggo alcune frasi. Un certo numero di paesi musulmani ha già completato la transizione al termine di una crisi integralista che ha coinvolto per primi, come logico, i giovani neoalfabetizzati con gli studenti di scienze in testa. In Iran la rivoluzione si calma, in Algeria l'islamismo del FIS, divenuto terrorista e assassino, si esaurisce, in Turchia l'ascesa dei partiti religiosi non è riuscita a mettere in pericolo la laicità ereditata da Kemal Atatürk. Non si può che seguire Gilles Kepel, che quando in Jihad descrive su scala planetaria la caduta dell'islamismo. Con molta sicurezza storica e sociologica, Kepel localizza in Malaysia, attenzione, Malaysia, paese in cui il tasso di alfabetizzazione è particolarmente elevato, 88% nel 2000, l'inizio del riflusso della crisi politico-religiosa. Per cui, perché ho letto queste cose? Per semplice ragione che la Malaysia è l'epicentro della reazione dei paesi che vogliono essere indipendenti contro il potere globalista. Tant'è vero che provocatoriamente i globalisti hanno fatto un convegno di recente in Malaysia per dichiarare che loro sono favorevoli a seminare i loro veleni, ovvero sia i vaccini, in tutto il mondo. L'hanno dichiarato in Malaysia, che è il paese che aveva condannato a morte Soros. Soros e Bill Gates. Certo. E questi sono potuti andare in Malaysia protetti da questa, nube di internazionalismo che circondava questo convegno. Se no li pigliavano e li impiccavano, finalmente liberando l'umanità della presenza di questi assassini. Il suo esame quasi esaustivo del declino dell'islamismo, aggiungiamo lo scacco subito dal militantismo religioso in Asia centrale, che è il contrario di quello che vogliono farci credere in Italia. Non c'è un rilancio della religione islamica, c'è
ci sono degli islamici che vengono in Italia e molto spesso si confondono con i cristiani, perché quello che era una volta la forza dell'islamismo con la diaspora non c'è più, è chiaro, anche se poi il Qatar si è reso, come dire, garante della persistenza dell'Islam pagando la costruzione diffusa di moschee in tutto il territorio italiano, ricordiamocelo bene, perché questa storia del Qatar che è uscito fuori nell'Europa, nell'Unione Europea, nel Parlamento Europeo, c'ha una matrice che è legata al potere di diffusione del Qatar con i soldi in giro per il mondo, ricordiamocelo, e soprattutto in Italia. L'Italia c'entra dentro perché? Perché ovviamente è la sede del Vaticano, quindi attenzione a tutte quelle che sono le strategie mondiali. Il Tagikistan, c'è stata una guerra civile che opponeva clan dei quali alcuni facevano appello a un Islam epurato. L'Uzbekistan ha vissuto nella paura di un'invasione fondamentalista, ma in realtà nelle ex repubbliche sovietiche dell'Asia centrale il fattore religioso gioca soltanto un ruolo secondario. Numerosi analisti si aspettavano che il crollo del comunismo provocasse un'esplosione di sentimenti religiosi musulmani, ma la Russia aveva lasciato i suoi antichi possedimenti completamente alfabetizzati e in grado di realizzare tra il 1975 e il 1995 rapide transizioni demografiche. Questi concetti sono molto importanti. I loro regimi politici hanno ancora molte caratteristiche ereditate dal sovietismo e il meno che si possa dire è che siano lontani dall'essere democratici, ma non sono per nulla dominati da una problematica religiosa. È molto importante fare questi chiarimenti, capito? Un'ultima cosa che voglio leggere è scritta qui ed è questa, perché è chiaro, qui cita il progetto di Brzezinski. Di chi è Brzezinski? Brzezinski era consigliere americano anche in Italia, è stato, era, aspetta, consigliere geopolitico. Geopolitico, certo. E come la vedeva Brzezinski? E c'è scritto qui. Non mi ricordo più. Ma c'è scritto. Il progetto di Brzezinski è chiaro e conciso, nonostante suggerisca la necessità di dare il colpo di grazia alla Russia per il suo stesso bene, annettendo l'Ucraina all'Occidente e utilizzando l'Uzbekistan per sottrarre l'Asia centrale alla sua sfera di influenza. Più di così cosa dobbiamo dire? Questo è un libro. Zebrzinski. Di origine polacca. Zbigniew. Del 2002, è stato pubblicato nel 2002 questo libro. Quindi quando noi parliamo di Russia che attacca l'Ucraina, non è semplicemente perché? Perché il progetto americano, dettato da questo consigliere che fu molto importante perché succedette a Kissinger, i due grandi consiglieri. Kissinger ancora è vivo, sembra di sì, ricordare. Più sono legati al demonio e più sopravvivono. Questi personaggi, anche Brzezinski, questi personaggi sono, chiariamoli queste cose. Zbigniew Brzezinski. Questi personaggi sono all'origine delle strategie mondialiste. Perché? Perché qualsiasi uomo che, grazie alle elezioni, arriva al potere formale, non può che tenere atto, prendere atto e tenere conto delle strategie stabilite dai grandi strateghi. Quindi questi politici americani... Come andare in pellegrinaggio a Gerusalemme, esatto, per i politici italiani. Esatto. Che fino all'altro ieri dicevano peste e corna degli ebrei,
degli ebrei sì. sionisti, ovviamente, diciamo sì. che quando citiamo gli ebrei ci rivolgiamo ai sionisti, chiariamolo bene, non abbiamo niente contro da obiettare contro gli ebrei normali, religione. Persone normali, cittadini ligi. Allora ripeto, ripeto, perché il nostro riferimento è Kissinger o Brzezinski? Perché la politica degli Stati Uniti è fissata da questi due e non c'è politica. Anche Alan Gore. Eh? Anche Alan Gore che prima abbiamo citato. A chi? Alan Gore. Ah. Anche lui, da vicepresidente, era lui che dettava il diario, sì. la rubrica. E gli hanno dato il premio perché non rompesse il certo. Allora, ripeto ancora il concetto. Quando noi leggiamo le opere e gli scritti di questi geopolitici, ci riferiamo sempre all'origine della politica estera dei governanti statunitensi, i quali non possono che attenersi alle regole fissate da queste persone. È lo stesso discorso che la contingenza della politica estera del Vaticano non può prescindere dal fatto che comunque il Vaticano rappresenta la volontà del buon Gesù. Oh, ricordiamoci che a Roma esistono circa 175-180 ambasciate straniere. Certo. E il Vaticano ce n'ha invece quasi 200. Certo. Anzi, in giro per il mondo ce n'ha 202 per l'esattezza. Il più degli Stati Uniti. Esattamente. Due o tre più degli Stati Uniti. E la figura dell'ambasciatore del Vaticano, che poi si erge... Il nunzio apostolico. Esatto, lo chiamano... Come se fosse una... Un Nunzio Vobis. No, no, un angelo, come se sì. fosse un angelo Nunzio Arcangelo Vobis. Gabriele. Esatto. Che vedi caso il nunzio apostolico, che è l'ambasciatore, è il rappresentante della comunità degli ambasciatori. È il rappresentante del rappresentante di Gesù Cristo. Esatto. Oltre a quello, è anche il rappresentante, è il più anziano, è il decano degli ambasciatori. Quando c'è una manifestazione in cui il corpo diplomatico va a rendere omaggio, che ne so, al re di Grecia o al re di Spagna, il primo che lo fa è il nunzio. Quello che si alza in piedi a nome di tutti gli altri è il nunzio, quindi è il portavoce. O si capiscono queste cose o non si capisce assolutamente nulla, è chiaro? La Chiesa cattolica è l'organizzazione geopolitica più importante. Perché? Perché i suoi raggi e i suoi tentacoli, le sue strategie le adopera attraverso la politica. Esattamente, che si espandono in tutti i paesi del mondo. Oppure coercizzando alcuni stati e issandoli nei confronti di altri alle armi. Esattamente. Quindi più che gli americani fanno le guerre anche in conto proprio. Lo Stato del Vaticano fa la guerra in conto per esattamente, esattamente. No, è buonissimo, tranquilla. Ecco qui che arriva un bambino. Un premio, dovrebbero dare un premio da 20.000, 50.000, 100.000 euro alle famiglie che fanno i bambini. Ce ne sono quattro. 200.000 ognuno. 200.000 euro. Perché è un investimento dello Stato. Questi nostri governanti non hanno capito che è un investimento nel futuro. Ma sono un branco di cialtroni. Allora, con questo io vorrei chiudere, però qualcuno mi potrebbe chiedere qualcosa relativamente a un discorso italiano e relativamente a questo libro. Questo è intitolato Storia della geopolitica. Perché? Perché la geopolitica è lo strumento conoscitivo più a fondo, più approfondito, più ficcante. È quello che, dalle quale esce fuori la verità. Leggo una riga qui. L'abate Gioberti, 1801-1850, pubblicò nel 1843 a Torino
del primato morale e civile degli italiani. All'epoca tutti questi risorgimentalisti, che erano prevalentemente dei cattolici, ricordiamocelo bene, non dimentichiamo era mai. Era universale la religione cristiana. Il massinianesimo dovette lottare contro questi preti, dove oltre a porre le fondamenta del mito della presunta missione civilizzatrice del popolo italiano, affermava l'opportunità di associare il movimento unitario italiano al papato. Ma guarda caso. Uno dei padri del movimento, l'abate Gioberti, che poi ce l'aveva a morte con i gesuiti. Come no? Tant'è come vero no. Che io ho il libro che Gioberti scrisse, fu pubblicato a Parigi, perché in Italia non si poteva pubblicare. Oltretutto. C'era l'indice. Era posto all'indice. Sì, il buon Gioberti, l'abate, in una sorta di alleanza tra quest'ultimo e la nazione italiana, che doveva sfociare non in un governo centrale, bensì in una confederazione tra gli stati preunitari. Questo voleva Gioberti, non ricordo se. Presieduta dal pontefice e difesa dalle forze militari sabaude. La realizzazione di questo progetto avrebbe avuto il vantaggio di non determinare rivoluzioni sostanziali dell'equilibrio politico europeo ed evitare quindi interventi stranieri nella penisola. Gli austriaci. Balbo, alto prete, 1789-1853, suggestionato dal neoguelfismo di Gioberti nel 1944, diede alle stampe a Parigi, sempre a Parigi, delle Speranze d'Italia, opera in cui anch'egli preconizzava una confederazione. Ricordiamoci che nel 1815 a Parigi c'era Napoleone. Esattamente. E quindi si poteva pubblicare qualcosa di anticattolico. Preconizzava una confederazione di principi italiani indipendenti, questa volta però sotto l'egida piemontese. Allora, perché ho letto queste due frasi? Perché, e con questo concludiamo, il processo unitario italiano di carattere rivoluzionario è stato iniziato da Pio IX sulla base del pensiero giolittiano. Infatti l'unità nazionale italiana, attenzione, voluta dalla Chiesa, era un'unità di staterelli italiani tutti assieme sotto l'usbergo di Santa Madre Chiesa. Quello che sta succedendo oggi con le regioni. Voi vedete che le regioni, piano piano, lentamente, inesorabilmente, si stanno trasformando in principati. E vedi caso, questi principati fanno tanto comodo alla Città del Vaticano. O sbaglio? Assolutamente vero. Si parla sempre di più di questi principi regionali, li vediamo sempre di più in televisione. No, ma li hanno sdoganati con la legge del buon Giorgio Napolitano del 1994, certo. Che quando la prima cosa che fece appena eletto a ministro degli interni, senza passare per il Parlamento e senza mai avere l'onore di procedere a un referendum popolare per valutare se uno degli elementi cardine della Costituzione era condivisibile da cambiare, invece fece una leggina che serviva ad Usum Delfini. Esatto. E ci ritroviamo in Savoia dentro casa come niente. Non fosse successo niente. E non a caso Delfino veniva chiamato il figlio del re. Certo, no? E l'erede al trono. Il re di Francia. Beh, è lo stesso. Delfinato. Esattamente. Dauphiné. Quindi. Abbiamo detto tante cose, perché anche noi sappiamo esattamente da quali nobili lombi è fuoriuscito quel vecchio trombone che è stato a lungo presidente di questa strana repubblica. E con questo come questo attuale che vuole persistere a rimanere, adesso stanno facendo la raccolta firme, tu pensa che utopisti, che ingenui, raccolta firme per mandare via appunto Mattarella.
prima della scadenza del mandato. Ma noi sappiamo che se quello se ne strafotte o meno di queste cose qua. Noi sappiamo che questi presidenti qui, e soprattutto Mattarella, nasce da nobili lombi. Certo, ecco perché l'ho detto. Che sono nobili lombi che hanno a che fare con un cardinale. Richelieu? Che no, cardinale Ruffini. Lo so, posso dire. Protettore di suo padre. E con questo concludiamo. Il grande Bernardo. Il grande a Bernardo. Cui il signor Mattarella dovrebbe genuflettersi. Ma si deve stare tranquillo. Perché le capacità del padre erano enormemente più ampie. Esattamente. Di questo cialtrone e qua. Soprattutto la visione era molto, molto ampia. Certo. Comprendeva tante cose. Dalla Sicilia, sul Mediterraneo. Spaziava dalla Sicilia sotto il Consiglio, beninteso del cardinale Ruffini, ricordiamoci bene. Pace e bene, cari amici, e buone festività. So long. So long. Ricordiamoci sempre che ieri, e ancora oggi, domani fino al 25, sono i giorni del solstizio d'inverno in cui si faceva la commemorazione attraverso i Saturnalia, quindi una serie di eventi orgiastici. Esatto. Che servivano per riconoscere il potere univoco di Saturno, che era il padre di Giove ed era il mandante del controllo del tempo, di Cronos, del tempo. Esatto. E quindi era il Dio unico, non c'era bisogno di inventarsi un farlocco che era posticcio serviva. Hanno detto, capito? Dice la prima religione con un Dio unico. Ma non è vero, eccolo qui. No, perché in Egitto non c'era il Dio unico. Ma c'era Horus, tanto per dirtene uno. Hai capito, dai. Come c'era prima ancora le vicende della epopea di Gilgamesh, no? Esattamente. Appunto comprendeva anche altri attori all'interno di quello scenario. Esattamente. Dell'Olimpo arabo, mesopotamico. Ecco, diciamo, da cui, dobbiamo dirlo in maniera molto chiara, attraverso l'intermediazione di Pitagora, tutte queste cose sono state ellenizzate, sono arrivate in Italia. Infatti, cosa di cui si lamentava molto Origene, mi confondo sempre, quando nel III secolo d.C. ravvisò nella utopia infondata della virginità della Madonna e altre cose che non so dire, che appunto vedeva la degenerazione del concetto filosofico originario greco, mesopotamico e quant'altro della elevazione a Dio dell'uomo tipo Mitra, tanto per capirci, e poi Gesù Cristo. E non a caso Mitra è nato il 25 di dicembre. Come Apollo, Apollo e altri. Sono 13 gli dèi che sono nati il 25 dicembre in una grotta. Esatto, è sempre in una grotta. Poi chi vuole vedere... Allora, nei giorni scorsi... ti ho mandato anche a te ieri il file del mio piccolo saggio sul Natale. Ah, perfetto. Vattelo a leggere. Certo. Non puoi dire che con non molto è piacere, vero. Lo leggeremo. Ma soprattutto con molto leggi le ultime pagine, che sono il raccordo di tutta una serie di ragionamenti fatti prima, che sicuramente tu conosci. E lì, in queste ultime pagine... arrivo appunto alla conferma, se mai ce ne fosse bisogno, della azione messa in atto dalla Coca-Cola a partire dal 1920-30, nel momento della crisi, l'invenzione del Babbo Natale attuale, che non c'entra un cazzo con San Nicola, che è Santa Claus che era San Nicola. San Nicola preso da Nicola da Bari, ricordiamoci, Nicola, che era uno dei componenti del simposio della prima consiglio di Nicea, esatto, che dicevamo prima, e dove era intervenuto dicendo a favore dei poveri, a favore dei bambini, eccetera, bambini, e non se l'ha inculato nessuno, giustamente, perché giustamente, e allora quindi Nicola
Nicola del Bari, Nicola del Bari regalava i dolciumi ai bambini, le arance, il santuomo. Le arance regalava. Sì. E concludiamo con una preghiera. Apelle, figlio di Apollo, fece una palla di pelle di pollo, tutti i pesci vennero a galla per vedere la palla di pelle di pollo fatta da pelle e figlio di Apollo. Addio! Sempre Solon! Solon! Oh, che stai fante lì? Tutti il canto. Ok.